La creatività è un segno di grande intelligenza, perché per creare qualcosa da zero bisogna pensare fuori dagli schemi. Le persone creative si affidano maggiormente alla parte destra del cervello, che è la parte più intuitiva e visiva, collegata alle arti, ai sogni e all'immaginazione. Quindi, se ti piace creare cose nuove, sei sicuramente una persona intelligente. La creatività è il risultato della genetica, qualcosa per cui si è già predisposti. In tutti noi c'è del potenziale per essere creativi, ma dobbiamo svilupparlo. Tendi a parlare da solo quando lavi i piatti, fai la doccia, vai in bicicletta o fai qualsiasi cosa dove la mente si distrae? Quando parli ad alta voce da solo, migliori il tuo autocontrollo. Se sei curioso e ami esplorare il mondo che ti circonda, sappi che non stai acquisendo delle abilità casuali, ma un desiderio di saperne di più sul mondo che ti circonda ed essere aperto a nuove idee. E questo gioca un ruolo importante nella crescita cognitiva. C'è anche una cosa chiamata quoziente di curiosità, che descrive la capacità di imparare cose nuove sul mondo e dargli un senso. Sei disordinato? Wow, allora sei un genio! Gli psicologi hanno fatto delle ricerche con due gruppi di persone, chiedendogli di pensare a diversi modi di usare le palline da ping pong. Il primo gruppo ci ha dovuto pensare in un ambiente disordinato, mentre il secondo è stato collocato in un ambiente ordinato. Il primo ha fatto un brainstorming migliore e ha presentato idee eccezionali. Ciò include la grafia disordinata. Quando gli altri riescono a malapena leggere ciò che hai scritto, significa che sei una persona che fa tutto in modo rapido ed efficiente e creativa. E puoi ritenerti più intelligente del solito se la tua scrivania è in disordine, ma ti consiglio comunque di riordinarla. Hai un buon senso dell'umorismo? Uno studio psicologico ha dimostrato che le persone che disegnano didascalie divertenti per cartoni animati e i comici hanno un punteggio più alto nell'intelligenza verbale. Quindi, non sottovalutare mai una bella battuta. Hai un buon autocontrollo? Scienziati di una famosa università americana hanno fatto fare dei test di intelligenza ad alcune persone, offrendogli dei soldi. Potevano averli prima o dopo il test. Se avessero aspettato, avrebbero ricevuto una somma più alta. Coloro che hanno aspettato hanno ottenuto dei risultati più alti al test di intelligenza. Questo significa che quando fai delle scelte ben ponderate, sei più intelligente. Stai bene da solo? Gli amici, la famiglia, le feste, il bar e lo stare insieme ti piacciono, ma ti piace anche stare da solo, fare progetti, pensare alle tue priorità o semplicemente goderti del tempo per te stesso. Sei bravo a gestire le tue emozioni. Ovviamente non possiamo stare sempre bene. Quando accetti che le emozioni fanno parte della tua vita, impari anche a gestirle e a controllare il tuo comportamento esprimendoti in modo sano. E questo dice molto sulla tua intelligenza emotiva. Puoi gestire le cose anche quando sono difficili e impegnative. Le persone intelligenti possono adattarsi a situazioni o a cambiamenti più complessi e difficili, anche se non tutto è come lo avrebbero voluto. Queste persone rispondono bene ai cambiamenti, sono resilienti, non hanno paura di affrontare i problemi e si adattano facilmente nei momenti difficili. Hai una buona memoria corporea? Sei arrivato in quel ristorante di cui ti parlava il tuo amico, anche se c'eri stato soltanto una volta, un paio di anni prima, e non sai nemmeno come hai fatto. Impari rapidamente i passi di danza complicati, anche dopo che l'istruttore li ha mostrati una sola volta, e sei molto coordinato. Osservi i dettagli di ciò che accade intorno a te e ricordi facilmente le cose. Riesci a capire cosa provano le persone che ti circondano, capisci le loro intenzioni e hai un buon occhio per gli schemi. Essere attento può aiutare con la creatività. La ricerca ha dimostrato che i mancini hanno abilità visuo-spaziali più rapide e accurate, una memoria migliore e una flessibilità mentale abbastanza buona. Sono anche bravissimi nel pensiero divergente, il che significa che quando pensano a un problema sono aperti a risposte diverse e pensano a molteplici soluzioni. Gli introversi evitano i luoghi chiassosi, i grandi raduni, le feste e preferiscono rimanere da soli. A loro piace uscire con gli amici più cari. La ricerca dice che oltre il 75% degli individui, il cui QI è superiore a 160, sono introversi. Uno studio ha anche mostrato che il fratello maggiore ha, in media, un QI di oltre 2 punti in più rispetto ai fratelli più piccoli. Il motivo non sta nella genetica, ma nelle dinamiche familiari e l'ambiente. Questo perché il fratello maggiore riceve più attenzione dai genitori, mentre quelli più piccoli sono istruiti dai fratelli maggiori, il che richiede più attività cognitiva e migliora l'intelligenza. Se sei empatico, significa che, se un amico ti parla dei suoi problemi, sei in grado di sperimentare ciò che sente e capire il suo punto di vista. Si chiama intelligenza emotiva. Quando sarai in grado di comprendere i sentimenti e le esperienze delle persone intorno a te, sarà molto più facile identificare i tuoi tratti, valori, abilità e obiettivi.
hai una mentalità aperta e riesci a parlare con persone che hanno dei diversi punti di vista. Non formuli delle opinioni finché non ascolti ogni possibilità e dopo aver preso una decisione in merito, non cambi idea perché hai fatto una scelta ponderata. Puoi anche avere conversazioni pacifiche perché leggi il linguaggio del corpo delle persone che ti circondano, ascolti in modo attivo ed empatico e fai domande per capirle meglio, incoraggiarle a pensare ad altre prospettive. Finisci le frasi degli altri e non è così inquietante come potrebbe sembrare, è solo un segno di grande attenzione. Non ti vedi come una persona particolarmente intelligente? Gli psicologi hanno scoperto che le persone meno competenti spesso si credono più intelligenti di altre. Al contrario, le persone brillanti non si mettono in mostra e si concentrano di più sui propri limiti e su come superarli. Gli scienziati hanno fatto un esperimento. Hanno chiesto a degli studenti universitari di fare un test su umorismo, grammatica inglese e logica. Dovevano anche prevedere i loro punteggi. Coloro che erano sicuri di aver fatto molto bene hanno avuto i risultati peggiori, a differenza di quelli più critici con se stessi. Sei consapevole che ci sono molte cose che non sai e non ti vergogni ad ammetterlo. Forse sei bravo in matematica, ma non in musica o arte. Spesso ti interroghi sulle grandi domande, sul significato della vita, sull'universo, sul futuro, su cose che sono difficili da capire e che non sempre provocano sentimenti positivi e ti fanno preoccupare. Procrastini? Steve Jobs è stato uno dei più famosi procrastinatori. Gli psicologi dicono che è ottimo per l'innovazione. Steve Jobs rimandava tutto, aspettando che arrivassero nuove idee creative da sole. La prossima volta che qualcuno ti dice che guardi troppi video su YouTube, rispondigli che stai strategicamente procrastinando. Procrastinare non è solo guardare per ore il telefono e perdere tempo. Potrebbe essere fare delle faccende, una passeggiata, altre attività in cui lasci vagare i pensieri e non fare nulla. Hai imparato a leggere quando eri molto giovane? Gli scienziati hanno fatto alcune ricerche su 2000 coppie di gemelli identici. Si sono resi conto che quelli che avevano imparato a leggere prima avevano un punteggio migliore nelle abilità cognitive. Questo perché leggere, soprattutto fin dalla tenera età, aumenta le capacità non verbali e verbali del nostro cervello. Ami il cioccolato? Il cacao stimola l'attività cerebrale. Mangiare cioccolato ha un buon effetto sulle funzioni cognitive come attenzione, memoria o velocità di elaborazione delle informazioni. E questo non solo quando lo mangi, è un effetto a lungo termine. Non ti piace il rumore di fondo? Charles Darwin, Franz Kafka e altre grandi menti svolgevano i propri lavori in completo silenzio. Uno studio del 2015 ha mostrato che le persone che non riuscivano a escludere il rumore di fondo hanno trovato soluzioni più creative e risposte innovative nei test. Le persone infastidite dal rumore erano più brave a concentrarsi su più attività contemporaneamente, il che richiede un pensiero creativo. Ti piace indossare sempre gli stessi vestiti. Si vede spesso Mark Zuckerberg vestito allo stesso modo. Una maglietta grigia e jeans blu sono il suo look distintivo. Molti milionari famosi hanno abbastanza soldi per comprare qualsiasi capo d'abbigliamento, ma preferiscono concentrarsi su cose più importanti. Non hai sempre voglia di dare il massimo. Sai, lavorare 15 ore al giorno e avere un sacco di cose da fare non significa essere più efficienti. Il tuo cervello ha bisogno di tempo per rilassarsi e trovare nuove idee. Sei abbastanza bravo con i rompicapi. Non importa quanto siano impegnativi, ti piace affrontare il problema e cercare di trovare un modo per trovare una soluzione. Preferisci trascorrere il tempo con persone creative e intelligenti perché quelle con cui esci sono il riflesso di te stesso. Invecchiando avrai sempre meno tempo, quindi faresti bene a dedicarlo alle persone che ti aiutano a costruire una versione migliore di te stesso.